2 mesi in una valigia. Sarà possibile? Ciao a tutti e bentornati su questo canale YouTube. Ciao Valentina, canale dove parliamo di viaggi sostenibili e responsabili, minimalismo e crescita personale. Dunque, come avete già capito dall'introduzione, oggi farò stare 2 mesi in questa valigia, perché bene sì, già lo sapete, stiamo ristrutturando e praticamente da domani saremo nomadi. 2 mesi. Cosa faremo? Ancora non lo so. Quella sarà tutta un'esperienza e un'avventura. Ma prima di tutto dobbiamo iniziare a fare la valigia. L'idea originale è quella di passare un po' di tempo nel nord della Gran Bretagna e un po' di tempo in Italia. Quindi potete immaginare che l'abbigliamento sarà ben diverso. Quindi in questa valigia ci deve stare un po' di estate e anche un po' di autunno. Quindi nel video di oggi voglio farvi vedere come si fa a fare una selezione delle cose da portare, come si fa a stare il tutto dentro una valigia e a mantenere un po' di spazio. Quando si torna dall'Italia si torna sempre con qualcosa da mangiare. Quindi cosa stiamo aspettando? Let's get started. Bene, quindi questo è quello che dovrebbe starci in valigia. Quindi ho deciso di portarmi con me una gonna lunga, un vestito rosso arancione, anche perché ho un matrimonio, quindi questo lo userò per il matrimonio a settembre. Vestitino numero 2, gonna numero 2, shorts. Qui ho i pantaloni, considerato il clima, ne ho uno lungo bianco, uno lungo di jeans e poi due alla caviglia molto leggeri, molto estivi. Magliettine, ne ho un mix di manica lunga e manica corta, quindi in totale ne ho una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, anche se questo fa accoppiata, otto comunque. 9, 10 e 11. In queste 11 magliettine direi che una, due e poi eventualmente tre come completo e quattro, questa qui nera, sono un po' più particolari da sera, eventualmente le altre sono più da tutti i giorni. Maglioncini, ho deciso di portarne via tre, due bianchi e uno dorato. In realtà questi due sono molto molto leggeri. Questo invece è di cotone un po' più grosso nel caso in cui facesse un po' più freddino. Poi qui abbiamo intimo, qui ho mutande e calzini. Considerato che starò via 2 mesi, ho circa 15-16 mutande e 5 paia di calzini. Ovviamente so già che dovrò lavarli frequentemente. Un reggiseno bianco, quello nero ce l'ho su. Un pigiama nero, l'altro lo sto usando al momento, e canottiere nel caso dovesse far freddissimo, una color carne e una nera. Quindi gonne, vestiti e shorts, pantaloni lunghi, maglie, maniche lunghe, maniche corte e maglioncini, questo è per vestirmi durante il giorno. Questo è l'intimo e notte. Per andare in spiaggia, dunque, ho deciso di portarmi via tre costumi, uno, due e tre. E poi per la spiaggia e per cambiarmi ho una gonnellina, questa comprata di Ibiza, non si può lasciare a casa. Un paio di shorts in jeans con canotta e un altro pantaloncino sempre con canotta a mezza manica. E quindi praticamente ho due cambi, uno e due. Tre costumini e poi io mi porto sempre via il mio asciugamano da mare, che è bellissimo. Questo arriva dall'Australia ed è finissimo. Infatti me lo porto sempre dietro perché è davvero mignon. Per la palestra invece mi porto via un pantalone, anzi due pantaloni, uno, due, una maglietta e un top, asciugamanino e questo se vado fuori a correre e fa freddino. Come giacca mi porto via la giacca in jeans, sto valutando se portarmi via anche un 100 grammi, ma non penso onestamente, e una sciarpettina, visto che il tempo comunque è sempre pazzerello e non si sa mai. Come accessori mi porto via solo una cintura marrone e la mia borsa. Come scarpe invece mi porto via un paio di scarpe da ginnastica comode, se vado a farmi una corsa o per qualche escursione, sandalo e scarpa con il tacco. Queste saranno quelle che utilizzerò per il matrimonio. Tra l'altro sono molto comode, mi piacciono tantissimo, comprate in Italia. Bene, adesso cerchiamo di far stare tutto questo più le scarpe in valigia. Bene, quindi finalmente dico che è arrivato il momento di preparare
questa valigia. Quando metto via le valigie cerco sempre di mantenerle in ordine fino al prossimo viaggio. Quando inizio a fare la valigia, prima cosa che faccio metto dentro l'intimo e mi piace tenermi la taschina per l'intimo. Quindi mettiamo dentro reggiseno bianco, poi metto dentro canottiera, l'avvolgo in modo che occupi meno spazio, canottiera bianca e pigiamino. Quindi qui dentro ho l'intimo. Io so, qualsiasi cosa succeda, qui dentro c'è il mio intimo, non posso sbagliarmi. Chiudo. Questa è l'altra bustina con dentro calzini e mutande. Li ho un po' spappolati qui dentro, a dire la verità. Questi solitamente non li metto, non li divido, proprio perché sono già in una confezione per conto loro. Sono sempre un po' fissata a portare via dell'intimo e dei calzini in più, perché mi è capitato qualche volta di andare a fare qualche escursione e di bagnarmi completamente dalla testa ai piedi, soprattutto i calzini. Quindi mi piace sempre averne un paio in più, ma questo lo metto dentro per ultimo, quindi lo tengo da parte. Seconda cosa che faccio è mettere dentro le cose un po' più pesantine, come in questo caso i pantaloni. Dunque, abbiamo detto che portiamo via 4 paia di pantaloni. Solitamente parto appunto con quelli pesanti, quindi quello in jeans e quello bianco. C'è chi li arrotola, c'è chi li avvolge in maniera particolare. Io li piego normalmente e poi ci faccio un altro piccolo rotolino. I pantaloni, questi qui leggeri, invece sono i più comodi perché davvero si possono appiattire in maniera molto facile e non fanno neanche pieghe particolari. Bene, io so che nel mio lato sinistro ci sono i miei pantaloni. Poi parto con i vestiti. Quindi questo è un altro short, lo piego normalmente, lo arrotolo su se stesso. Questo materiale qui è favoloso perché non si sgualcisce mai. Quindi vi consiglio, quando andate in vacanza o a fare un viaggio, portatevi via materiali come questi, che si asciugano facilmente e non serve stirarli. Anche questo qui in realtà è un vestito che adoro, proprio perché è facilissimo da portare via, si asciuga facilmente e soprattutto non si spiegazza mai. Arrivata a questo punto, io so che sul lato sinistro ho i pantaloni e un paio di shorts e sul mio lato destro ho i vestiti. Adesso mi è rimasto un posticino nel centro, quindi direi di metterci dentro le cose da ginnastica. In realtà qua ho la sensazione di essere un po' ottimista a portarmi via tutte queste cosine, quindi di portare via solo le cose essenziali, quali asciugamanino. Poi mi porto via solo un paio di pantaloni. Facciamo stare così il top. Questo come si può piegare? Perché ci sono sempre quei tessuti che sono un po' più ingombranti rispetto ad altri e bisogna un attimino studiarseli. Quando i tessuti sono più grossi consiglio sempre di piegare di meno. Questi ho deciso di lasciarli a casa, troppo ottimista, non mi servono, li lascio a casa. Direi di partire con le magliette. Maglietta numero 1, queste le metto un po' sparse, anche se cerco di dividerle per cose elegantine e cose meno elegantine. Bene, siamo solo a metà della valigia in termini di capienza, ma abbiamo messo dentro più di 3/4. Adesso mancano i maglioncini. Maglioncini, abbiamo detto che ne portiamo via 3. Partiamo con quello più leggerino, questo qui. Lo piego ancora una volta e lo metto qui. Quindi a questo punto io so che ho i pantaloni alla mia sinistra, vestiti e gonne alla mia destra, in mezzo ho le cose sportive, poi ho le magliette diviso in magliette da tutti i giorni e magliette un po' più elegantine e in mezzo ho i maglioncini, con eccezione di questo che sta su un lato, ma insomma me lo ricordo. Adesso le cosine per la spiaggia. Gonnellina,
Adesso che li guardo ho cambiato idea, decido di lasciare questo completino a casa, tanto questi due pezzi che mi porto via mi basteranno, me li faccio bastare. Faccio sempre così, prima preparo la valigia e poi ci ripenso. Per quanto riguarda i costumini, invece mi piace contenerli tutti in un'unica bustina. Così non mi sbaglio e so esattamente dove trovarli. Non dimentichiamoci l'asciugamanino. Questo asciugamano preso in Australia perché è piccolissimo, si compatta e me lo porto sempre dietro. Ora accessori, borsa e cintura. Qui. E non dimentichiamoci l'intimo. Giacca e pashmina. Il mio punto debole è la gola. L'unica cosa che ci manca adesso sono le scarpe. Le scarpe invece le mettiamo qui per dividerle dal resto. Quello che mi piace fare con le scarpe è contenerle in bustine di cotone. Bene, quindi abbiamo deciso di portarci via un paio di scarpe con i tacchi, un paio di sandaletti e un paio di scarpe da ginnastica. Dunque, quello che consiglio sempre di fare è di dividere le scarpe con i tacchi. Ogni scarpa dentro una bustina. Uno e due. Una volta che ritorno dal mio viaggio le lavo e sono pronte per la volta successiva. E due. Per i sandali invece ho una bustina come questa, piccolina, di cotone. E i sandali li metto insieme, così. Per le scarpe da ginnastica invece mi piace avere una busta come questa, più grande. Adesso le mettiamo qui dentro. Sandalo numero 1, sandalo numero 2, scarpe da ginnastica. Facile. Quello che mi piace fare è portarmi con me una bustina come questa, sempre di cotone, lavabile, dove ci metto dentro gli indumenti sporchi. Questa bustina così mi aiuta a mantenere ordinati gli indumenti sporchi e so cosa lavare. Facile, no? E la mettiamo qui, insieme alle scarpe. Chiudiamo qua. Bene, valigia pronta e chiusa. E a dir la verità ho ancora spazio qui dentro, però voglio tenere questo spazio per portarmi a casa le delizie italiane. Beh, direi che siamo pronti per partire. Partire, vabbè, dai, insomma, ci siamo capiti. Quindi ragazzi, come avete potuto notare, fare una valigia e passare i prossimi due mesi insieme a questa beauty non è poi così difficile, o no? E, come detto, un po' di spazio l'ho tenuto proprio per portarmi qualche golosità dall'Italia. Ad ogni modo mi sono dimenticata di mettere dentro due cose fondamentali, i trucchi e i farmaci. In realtà li ho già preparati, sono qui accanto a me e adesso ve li voglio far vedere. Trucchi! Da donna non si può viaggiare senza e per quanto minimal siano, allora vi faccio vedere un attimino, li ho già messi nella bustina trasparente, così siamo a posto. Allora c'è un fondotinta, un correttore, poi c'è un pennello che va con la terra, lucido, poi ci ho messo qui ombretto, poi c'è un mascara, un altro lucido, la matita e il rossetto. Quindi c'è un lucido, diciamo da tutti i giorni, così per il giorno, e un rossetto un po' più rosato, quasi rosso, accattivante. Eccoli qui i miei prodotti minimal da trucco. Questi sono tutti i prodotti che io sto terminando, quindi una volta terminati questi prodotti voglio introdurmi in un mondo ecosostenibile per quanto riguarda il make-up. Quindi anche lì sarà un'avventura, però appunto non voglio acquistare nulla che non mi serva, quindi intanto finisco questi e poi ne riparliamo. Ovviamente vi terrò aggiornati, non preoccupatevi. Allora, questa qui è una borsettina, ovviamente borsettina super riciclata che mi avevano dato tantissimo tempo fa in profumeria.
non mi ricordo neanche cosa ho comprato. Comunque, io di solito qui dentro ci metto un mix di prodotti, li tolgo dalla confezione. Solitamente ci metto aspirina, paracetamolo, insomma, qualsiasi cosa per mal di testa, febbre, termometro, dolori mestruali, pastiglie per i dolori mestruali, una cremina che tra l'altro sta finendo per le bruciature, occhi, quello c'è sempre, pastiglie per il mal di volo, che non sempre le porto con me. Dipende se faccio viaggi lunghi, però magari me li porto via just in case, come dicono gli inglesi, non si sa mai. E poi ho con me i fermenti lattici. I fermenti lattici non sempre li porto con me, solitamente se vengo in Italia non li porto via, però quando vado in altri paesi e so che mi cambia la cucina, l'alimentazione, eccetera, mi porto sempre dietro i fermenti lattici. Queste sono le cosine che ho, davvero quattro cose in croce, quindi a quello che abbiamo messo dentro prima ci aggiungiamo anche queste due cosine, ma la cosa importante è che rimane sempre e comunque un pochino di spazio per portarmi a casa qualche bontà italiana. Bene ragazzi, quindi così è come io passerò i prossimi 2 mesi, con la speranza che il tempo non cambi troppo, perché altrimenti ho davvero troppe cose estive. E ovviamente voglio sapere da voi cosa ne pensate, se questa vi sembra una valigia giusta per i prossimi 2 mesi che passerò, considerato anche le condizioni climatiche che andranno a cambiare, o se voi mettereste dentro di più, di meno, cosa aggiungereste? Ovviamente voglio inoltre sapere da parte vostra se vi interessano video in merito a come preparare una valigia grande, piccola o lo zainetto per le vostre vacanze. Insomma, da esperta di viaggi queste cose non mi sfuggono mai. Avendo viaggiato parecchio, di tecniche ne ho provate tante. Quella che avete visto oggi è probabilmente quella che metto in pratica più spesso, ma ci sono altre tecniche che ho utilizzato che mi sono state utili, e appunto se volete saperne di più semplicemente fatemelo sapere nei commenti qui sotto e sarò felicissima di crearvi un video in merito a come fare la valigia da viaggio e perché no anche lo zainetto. Backpacking, io adoro backpacking. Tra l'altro ho fatto 1 mese in America con lo zaino in spalla. 1 anno fa io ero lì, vabbè, adesso vengono quei certi ricordi. Bellissimo, bellissimo. Inoltre, se vi è piaciuto il video, fatemelo sapere con un like. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche e vi lascio a questi 2 video. Noi ci vediamo sabato prossimo. Un bacione grandissimo e buone vacanze ovunque voi andiate. Ciao! Vero? Amica mia, che mi sei mancata così tanto. Mi sei mancata tantissimo, mi sei proprio mancata tanto.